Ciao! Ciao a tutti! Grazie per essere di nuovo qui e grazie alle persone appena iscritte. Un saluto particolare a voi. Allora, ci sentiamo, scusate, dopo qualche giorno. E allora, vi ho fatto aspettare un paio di settimane, solo che il tempo è veramente poco, veramente pochissimo. Io non lo so, non ci sto dentro, come si dice, non ci sto dentro. Allora, cosa ho fatto? Per organizzarmi meglio mi sono messa a riflettere, poi vi dico cosa ho scoperto. Ho scoperto due cose. Allora, innanzitutto ho fatto così, ho preso un diario, un'agenda e mi sono iscritta. Mi sono scritta, ma a seconda dei miei impegni, quello che devo fare, cercando di scomporli però in tanti moduli, cioè in tante cose più piccole, come una piramide. In modo da riuscire a programmare le cose da fare nei prossimi giorni, ma partendo dal gradino più basso, cioè senza puntare alla luna. Quindi ho detto, no, io devo scomporre i miei impegni e raggiungere il gradino più semplice, quello più vicino a me. Solo così posso procedere attraverso una serie di impegni che poi possono mirare a qualcos'altro, a qualcosa di più impegnativo. A cosa mi è servito tutto ciò? Ad organizzare un po' la giornata e a scoprire un paio di cose che forse avevo bisogno di scoprire su me stessa e su come vivo le mie giornate, che mi do troppi troppi impegni. Due, non ho il tempo per riflettere. Cioè, questa riflessione mi ha fatto capire che il tempo che io stavo sull'agenda per compilare questa lista delle cose da fare, lo sentivo come rubato a qualcos'altro ed è sbagliato, no? È sbagliatissimo, perché se tu come persona non hai neanche il tempo di riflettere, non va bene, non va bene. Sono arrivata a queste due importanti riflessioni. E allora, e quindi ho deciso di mettere in pratica, di attuare le cose più avvicinabili e di fare le cose più importanti. Un pochino cercherò di applicarlo anche ai video, almeno spero, spero di riuscire ad applicare questa mia scoperta, questo mio modo di vedere anche ai video, nel senso che magari può darsi che ci sia la settimana in cui salterò un video, spero di no, eh. Spero di no, però poi quando realizzo un video inserisco dei contenuti, delle cose che servano, che siano di interesse. E d'altra parte su quasi su 50 video circa che ho realizzato, 48 sono tutorial e credo che sia veramente penso un buon numero. Non ho presente altri canali YouTube che trattano di tecnica wire e che abbiano così tanti tutorial, sinceramente no. Non ho in mente, non ho detto che siano di qualità, perché poi basta che qualcuno faccia video ne abbia tre, ma siano veramente fondamentali e presto fatta la gara, presto fatta. Ma io non sono una persona così competitiva, ringraziando il cielo no. A proposito di competizione, vorrei dire qualcosa e fare un piccolo discorso introduttivo su Etsy, visto che so che si trattarsi di un argomento che interessa molto. Anzi, se poi ci fossero delle questioni, delle domande che qualcuno, non so, vuole farmi, pensa che io possa affrontare, se volete, chiedetemi e possiamo anche parlarne. Vorrei fare un piccolo discorso introduttivo su Etsy. Allora, Etsy non presenta alcuna difficoltà dal punto di vista dell'acquirente, cioè come approccio per un acquirente. Mentre magari per un venditore può essere un mondo che all'inizio può dare un po' di paura, credo, non lo so, di primo impatto, paura, insomma, relativa, a me non è successo questo. Però a volte sento che ci sono persone che hanno delle difficoltà. Un po' per l'inglese, vabbè, questo è naturale, dai, se non sei madrelingua o laureato, diplomata in lingue o non hai vissuto all'estero, è naturale, però più o meno ce la si può fare, sicuro, questo è il mio caso. E il meccanismo di Etsy è impostato su una certa competizione. Etsy è studiato perché tu mantenga una tua pagina personale, che si chiama negozio, in termini, c'è cioè un tecnico di Etsy. Questo tuo negozio deve essere tenuto con un certo ordine e ti dirà come fare per avere un negozio bello che risulti in linea con lo standard Etsy, con quello che Etsy si aspetta da te. Tutto ciò serve a rimanere molto visibili, competitivi, in uno stile direi veramente molto americano. Nello stesso tempo, la competizione, intendo dire, c'è un'impronta molto americana, secondo me, questo fatto.
quindi c'è un confronto con gli altri negozi, con le altre persone, che è un confronto collaborazione, quindi c'è competizione, ma c'è anche un po' di collaborazione, quindi si viene spinti possibilmente a collaborare un pochino, per esempio le treasury sono uno degli aspetti di questa collaborazione. Le treasury sono delle raccolte di preferiti nelle quali si inseriscono i propri preferiti in base ad un argomento che si sceglie, quindi è una scelta assolutamente propria, e dove non si mettono i propri oggetti, le proprie creazioni, ma quelle degli altri, e quindi si cerca di collaborare, di diffondere l'amore, come si dice nel mondo Etsy, spread the love. Quindi diffondere l'amore, diffondere un po' di sana competizione e collaborazione. A questo scopo ci sono anche i team, i vari team che è possibile formare su Etsy e a cui si può aderire tutto liberamente, perché non è obbligatorio aderire a un team oppure fare le treasury, non è obbligatorio, è un meccanismo, è una comunità che funziona in questa maniera, in cui si vende, si acquista, ma poi c'è tutto il resto. I team aiutano, quindi se voi volete potete associarvi all'Etsy Italia Team, al Made in Italy Team, anche ad altri team, ce ne sono tantissimi. Questo serve per entrare in questo ingranaggio, capire bene Etsy e nello stesso tempo per autopromuoversi e promuoversi reciprocamente, perché i team poi prendono anche delle iniziative, organizzano eventi di tutti i tipi, quindi fa veramente bene aderire ai team, io lo consiglio vivamente, soprattutto all'inizio, ma direi sempre. E quindi questo può essere una buona idea se avete intenzione di cominciare su Etsy. Poi, se decidete di aprire una pagina su Etsy, sappiate una cosa importante: Etsy ha oltre 800.000 pagine o negozi, si chiamano negozi. Cosa vuol dire questo? Che la competizione è altissima, bisogna saperlo, esserne coscienti è importante saperlo, non demoralizzarsi se non ci sono magari all'inizio chissà quali vendite, sapere che il negozio va tenuto aggiornato, bello, continuamente modificato, con delle fotografie accattivanti, con un bel logo. E quindi va gestito in un certo modo e non aspettarsi miracoli magari da subito, anche se non si sa mai, perché c'è chi parte subito in tromba e magari riesce a vendere bene, però sapere, essere sempre coscienti di questa competizione e di questo evolversi continuo di Etsy. Allora, stare su Etsy è molto bello, c'è la possibilità di vedere negozi, di conoscere negozi veramente stupendi, fantastici. Non tutto è di livello, come in tutti i siti, troverete cose belle, cose meno belle, però davvero c'è la possibilità di vedere, di avere uno specchio sul mondo della creatività, veramente una finestra sul mondo della creatività veramente, veramente molto interessante, quindi secondo me merita. Certamente chi si è potuto iscrivere ad Etsy anni fa ha avuto delle chance in più, perché oramai c'è un po' di saturazione. Però ancora, secondo me, si può dire la sua, diciamo che non vedo ancora l'antagonista naturale di Etsy. Ci sono molti siti molto belli come Artfire, per esempio, belli, interessanti, che si può provare, si può tentare, ci sono tanti, anche io sono tentata ogni tanto, però ci vuole tempo, appunto. Allora, questa è l'introduzione al mondo di Etsy, se vi va di sapere qualcos'altro ne parliamo. Vi mando un bacio, un saluto e torno ai miei orecchini. Se volete vederli, questa sera saranno su Facebook, sono quelli scuri a cerchio con i turchesi. Venitemi a trovare sulla pagina Facebook. Qualcuno è venuto anche a trovarmi sulla pagina personale, mi ha chiesto l'amicizia, cioè sull'account personale, non c'è nulla di interessante, ma se volete venitemi a cercare anche lì, mi fa piacere, ok? Vi mando un bacione e saluto tutti. Ciao!